Ciao, questo video è fatto per supportarvi in questa fase molto delicata in cui solitamente si ragiona sul budget dell'anno prossimo. Come sempre noi ci occupiamo della parte marketing e pubblicitaria, quindi parliamo di budget su investimenti pubblicitari. Solitamente nella fretta del fine anno, nel casino di cose che ci si trova a dover affrontare, si dedica una riunione magari al budget pubblicitario molto veloce e spesso un po' superficiale, quindi mi permetto di darvi qualche consiglio per operare bene nell'anno prossimo. Allora, intanto decidere su quali mezzi investire, calcolando e basandosi su quelli che in passato hanno determinato maggiore conversione. Ma soprattutto, noi battiamo sempre su questo punto, impostare tutto il nostro marketing nell'approccio a risposta diretta. Che significa marketing a risposta diretta? Significa un marketing che non è un marketing puramente di brand, di comunicazione dell'azienda, ma è un marketing che presuppone sempre una risposta da parte dell'utente. Che significa? Che se facciamo un volantino, possiamo fare un volantino con un codice particolare che ci dia la possibilità di tracciare la conversione di quel volantino, oppure una inserzione su stampa che abbia un tempo predeterminato o che abbia un numero dedicato, in modo da poter tracciare quanto ha reso quell'investimento. Per operare in questo modo e col giusto approccio è importante che capiate che non contano i like, non contano le condivisioni, non contano le visualizzazioni, non conta il traffico sulle vostre pagine, non conta nulla se non la conversione finale in una commessa acquisita. Quindi voi dovete puntare alla creazione di strumenti di marketing che conducano intanto ad un nominativo, ad una persona veramente interessata, e poi questa persona deve essere sottoposta ad un percorso che possiamo ragionare anche insieme, che conduca alla vendita. È chiaro che Mobile Green si occupa della generazione del contatto, ma non solo, perché è importante, e voi lo sapete benissimo, in questo settore che il cliente abbia tutti i presupposti. Cioè, spesso una persona magari è interessata a costruire ma non ha il terreno, non ha il progetto, non ha i soldi o non ha ancora trovato il costruttore ma magari ha solo un progetto. E che cosa si può fare in questo caso? Mobile Green fa gran parte del lavoro. A chi non ha un terreno vengono sottoposte moltissime proposte di terreno, a chi non ha un progetto vengono segnalati progettisti, a chi non ha un costruttore vengono segnalati costruttori, a chi non ha un immobile da demolire o ristrutturare vengono invece segnalati immobili appunto demolibili o ristrutturabili attraverso il nostro database. Se in questo momento dovete concepire una strategia di marketing che sia intanto organica e sistemica all'interno di una strategia appunto aziendale, e sappiate che Mobile Green può essere lo strumento principe. Meglio di Google, meglio di Facebook sicuramente, perché Mobile Green punta a generare direttamente nominativi. Non vi fate fregare da agenzie di marketing, esperti di settore che vi dicono: ti metto in prima pagina, ti faccio vedere 1000 visualizzazioni del tuo post. Non conta nulla questo, contano solo i nomi, e una volta avuti i nomi sapete bene, ripeto, che in questo settore va fatto tutto un altro lavoro che Mobile Green contemporaneamente fa nel generarvi anche il nome. Quindi mi raccomando, entrate nell'approccio della misurabilità. Sappiate che Mobile Green è il radar, è la lista in tempo reale, è una lista calda di persone che in tempo reale stanno cercando, hanno chiesto di voi o hanno chiesto nelle regioni che vi interessano quello che specificatamente voi fate, quindi costruzioni, hanno chiesto bioedilizia. Non è un comparatore dove ci sono Fabbri, Bianchini, elettricisti, si parla solo ed esclusivamente di bioedilizia. Quindi buon Natale a tutti, ci vediamo a Clean House per chi ci sarà, con importantissime novità. Tenete d'occhio quello che stiamo facendo, perché facciamo un ulteriore passo in avanti. Ciao ciao ciao.